Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo video. Oggi vedremo il single drag tap in traditional interpretation, ossia nella interpretazione tradizionale. Vi ricordo che c'è anche il single drag tap, l'ho detto giusto, in triplets, quindi in terzine che ho già fatto, e trovate il video ovviamente qui nei link. Oggi vedremo la sua versione tradizionale, che è in ottavi. Oppure, se vogliamo farla ancora più corretta, uno in terzine, questo qua invece è in sistema binario, uno è ternario, uno è binario, insomma, un po' un casino, lasciamo com'è. Single drag tap tradizionale, vediamolo insieme. Abbiamo un drag e una nota singola che è accentuata, quindi anche qui è un fake friend. Drag tap, qui abbiamo questo, abbiamo il drag con la sinistra, nota con la destra successiva e poi sinistra, quindi sinistra, destra, sinistra, poi destra, sinistra, destra, con l'altra mano, quindi. Vi ricordo che questo è il Raphael Zaini 40 Weeks Rudiment Challenge, ossia sto andando a orchestrare tutti e 40 i rudimenti sulla batteria. Tutti e 40, nessuno escluso, me ne mancano attualmente 4 o 3, non ricordo. Ho lasciato alla fine alcuni più difficili, altri li ho imparati per voi. È stato un piacere incredibile fare questa sfida. Parlo come se fosse finita, ma non è ancora finita, quindi oggi vediamo il single drag tap applicato in minimo 7 modi differenti. Se il video ti piace, un like, un commento e attiva la campanella. Questa non è una lezione di batteria in senso stretto, ma è un modo di ispirarti e farti capire che i rudimenti sono una figata.